L'apparecchiatura salvavita è stata installata davanti alla farmacia San Cusumano. Il defibrillatore è stato donato dall'associazione Il Sorriso di Silvia, che da anni è impegnata in una serie di iniziative in ricordo di Silvia Carrubba, la giovane trapanese morta 8 anni addietro in un incidente stradale nel Bergamasco e di cui oggi ricade l'anniversario della scomparsa. L'associazione Il Sorriso di Silvia ha 8 anni dalla sua costituzione e oggi nel giorno utile per ricordare Silvia perché sono 8 anni che non è più con noi. E abbiamo voluto donare, pensando all'autorità per la comunità Trapani Erice, il secondo defibrillatore, uno strumento che tutti conosciamo, che speriamo di mai dover utilizzare, un salvavita che abbiamo voluto affidare alla farmacia San Cusumano perché l'abbiamo ritenuta sicuramente ottimale per la posizione e per la disponibilità degli operatori, dei dottori che la gestiscono. Speriamo che mai possa essere utilizzato, ma che comunque possa essere, sia sempre fruibile per tutti. Il defibrillatore è stato installato davanti alla farmacia San Cusumano da Tony Alestra, che ha anche curato la formazione per il rilascio del certificato BLSD. È un defibrillatore che è semiautomatico. Con il signor Alestra ieri abbiamo fatto un corso all'interno della nostra azienda e ci siamo formati intanto noi come operatori sanitari col brevetto BLSD e abbiamo anche, come dire, allargato un po' ai negozi qui vicino la possibilità, quindi ai gestori, di poter anche loro prendere il brevetto. E nella speranza che questo defibrillatore non venga mai usato, però come postazione è una postazione utile perché qui attorno, come voi sapete, come la città sa, insomma, ci sono tanti atleti che corrono e poi un punto di passaggio, insomma, c'è uno snodo anche stradale molto importante. Quindi noi diciamo che la postazione l'abbiamo e abbiamo scelto proprio questa postazione esterna soprattutto in modo tale che anche quando la farmacia è chiusa il defibrillatore può essere sempre utilizzato. Alla cerimonia di questa mattina, che ha visto anche un momento di preghiera con padre Nino Gerbino, hanno partecipato anche i genitori e il fratello di Silvia Carrubba, presente anche il sindaco di Erice, Daniela Toscano. Diciamo che si inserisce in un progetto che è partito tanto tempo fa, per cui l'amministrazione non può che accogliere favorevolmente questo progetto. Ringraziamo l'associazione del Sorriso di Silvia, anche il dottore Lucido, perché in questo quartiere mancava. L'obiettivo è non soltanto quello, come si diceva, che possa essere fruibile, ma non fruito, ci auguriamo, ma soprattutto quello di lanciare un messaggio di comunità, cioè che questi ausili sono assolutamente indispensabili e che questi corsi, per i quali ringraziamo anche il signor Alessa con la sua associazione che ha fatto i corsi di primo soccorso e quant'altro, che tante persone realmente si possono mettere a disposizione nello spirito di comunità, perché appunto saper utilizzare questo dispositivo può veramente salvare la vita di tante persone.